apertura di seduta il vicepresidente Mantovani ha reso un'informativa sul caso Stamina. Abbiamo analizzato la situazione, non c'è un provvedimento della regione, non c'è mai stato un provvedimento della regione che abbia dato attuazione all'accordo fatto tra l'ospedale di Brescia e la Stamina della Fondazione. Non c'è quindi un atto formale della regione, però dalla discussione, dal dibattito abbiamo preso la decisione di disporre un'azione ispettiva della Regione Lombardia su questa vicenda, un'azione ispettiva perché pur non essendo la Regione Lombardia in quanto istituzione direttamente coinvolta, ciò che avviene, ciò che è avvenuto, le continue polemiche rendono una immagine non corretta della ricerca scientifica nella Regione Lombardia. E poiché la ricerca e l'innovazione sono i due volani su cui si attuerà la ripresa economica in Lombardia, ne sono convinto, e sono i due pilastri su cui vogliamo investire, ricerca applicata e innovazione, ci teniamo a che l'immagine della Lombardia sia l'immagine di una regione virtuosa, efficiente e all'avanguardia e seria, soprattutto da questo punto di vista. E l'immagine che invece viene data da questa vicenda racconta di una storia tutta diversa. È per questo che abbiamo deciso di disporre un'azione ispettiva. L'azione sarà coordinata, il gruppo sarà coordinato dal vicepresidente Mantovani con il supporto dell'assessore Menazzini, assessore alla ricerca, e l'assessore anche al bilancio Garavaglia. Questo gruppo valuterà le iniziative da avviare anche d'intesa naturalmente col Ministro della Salute Lorenzin, che sarà in visita in Lombardia il prossimo 30 gennaio. Quindi l'assessore, il vicepresidente Mantovani e gli altri due hanno avuto il mandato di portare una relazione a seguito di questa azione ispettiva in tempo utile per discuterne giovedì prossimo con il ministro Lorenzin. Coerentemente con questa vicenda abbiamo anche approvato la decisione di potenziare l'attività di controllo sulla appropriatezza e sulla sicurezza delle attività sanitarie e sociosanitarie in Lombardia. Una struttura che potenzierà appunto il controllo, attività di controllo d'intesa tra l'assessore Mantovani e l'assessore Cantù. Tutto il settore sanitario e sociosanitario è oggetto di questa azione che servirà a rendere appunto più efficiente il servizio e ad evitare vicende come quella di Stamina. Queste sono alcune delle delibere che sono state prese oggi. Concludo ricordandovi un evento che ci sarà domani qui in piazza, il Playground Basket, un progetto realizzato dall'assessore Antonio Rossi con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani ad un uso corretto e consapevole del trasporto ferroviario per poter ridurre gli eventi incidentali che colpiscono in particolar modo i giovani. Sarà un evento